Qui c'è Marco Polo, il veneziano. Non abbiamo permesso a nessuno di avvicinarlo, da quando Fra Filippo ha cominciato l'interrogatorio. Chi siete? Chi siete? Aspettate, fratello! Fratello, aiutatemi! Ascoltatemi! Ho risposto alle domande! Posso provare tutto! In nome di Dio, ascoltatemi! Vogliamo che ci spieghiate quello che avete scritto su questi fogli. Storie suggestive che voi e il veneziano Marco Polo avete fabbricato durante gli 8 mesi che avete passato in questa cella. 9 mesi e 10 giorni. È arrivato in questa mia reggia appena 1 mese dopo essere stato catturato, indebolito dalle ferite. Parlava nel sonno, aveva degli incubi e così ho sentito dei suoi viaggi. Trovai molto piacevole stare sveglio ad ascoltarlo. Mi affascinava e mi divertiva. Una mente contorta, è chiaro. Vogliamo che voi ci illuminiate così da poter discernere quali di queste storie sono frutto della sua fantasia e qual è stato il contributo vostro. Sarebbe facile se fosse ancora qui. Non posso parlare per lui. Siamo stati insieme per diversi mesi, ma non posso dire di conoscerlo. Dov'è? È stato liberato? Messer Polo non tornerà libero finché non ci avrà convinti che le cose che dice non sono pericolose falsità che vuol far credere del tutto vere. Ma il capitano Marco dice la verità. È un uomo onesto e un grande viaggiatore per mare e per terra. È forse un peccato viaggiare? Lo abbiamo spostato da questa cella per concedergli solitudine e quiete. Voi siete di Pisa? Sì, sono di Pisa. Il mio nome è Amedeo Rustico, ma gli amici mi chiamano Rustichello. Fatto prigioniero nella prima di queste eterne guerre di commercio, 10 anni fa. Un pisano e novelliere. Il mio mestiere è scrivere. Così come pregare e perdonare, ritengo sia il vostro. Queste pagine, da quanto ci dicono, contengono storie che parlano di luoghi pagani, di riti peccaminosi, che potrebbero anche condurre alla corruzione di giovani e di innocenti. Queste pagine contengono solo quello che mi ha detto. Io non ho mai visto ciò che lui afferma di aver visto. Non sono un mercante né un viaggiatore. Ma non si riesce a decifrare ciò che avete scarabocchiato qui. Ho già chiesto la vostra indulgenza per il mio disordine. Troppa acqua nell'inchiostro.
la penna di un'oca tignosa. Guardate qui. Amalfi, Pisa, Genova, Venezia. Quattro litigiose repubbliche marinare. Non sembrano granché, vero? Solo quattro puntini non più grandi di escrementi di mosca. Eppure maledette da un orgoglio smisurato. Un difetto per cui paghiamo un prezzo troppo alto. Questo dovrebbe preoccupare voi e il vostro ordine, più di queste storie. Le istruzioni che abbiamo sono di chiedere, ascoltare e riferire. Vi chiediamo ancora una volta di dirci tutto quello che sapete, tutto ciò che è scritto, tutto ciò che si trova su queste pagine. Procedete. Vi ho già detto che non ho avuto tempo di mettere un po' d'ordine. Mi ha detto i nomi di tanti paesi, popoli, città, fiumi. Volete iniziare oppure no? Tutto cominciò nell'anno del Signore 1254, quando Marco Polo nacque a Venezia. La regina dell'Adriatico, come i veneziani chiamano la loro fiera repubblica. Dal suo porto si levano numerosi alberi e veli. I suoi mercanti raggiungono tutte le sponde del mondo conosciuto. Il padre di Marco, Niccolò Polo, era uno di loro. Era partito col fratello Matteo per il più lungo dei suoi viaggi prima della nascita di Marco. Erano assenti ormai da anni. Marco cresce sotto le cure amorevoli ma discontinue di una madre sofferente. Era troppo debole per occuparsi di lui. Se ne occupavano la sorella di suo padre, zia Flora, e il marito, zio Zane, mercante di tessuti. Erano gente pratica, ancorata alla terra che i loro antenati avevano faticosamente strappato al mare. Marco da ragazzo era un sognatore. Ogni brezza era sufficiente perché il suo cuore facesse vela. Avrebbe dovuto aiutare lo zio nella bottega che aveva in piazza, ma il porto e le banchine erano i suoi luoghi preferiti. Ascoltava avidamente i marinai raccontare le loro favolose avventure, sperando che un giorno uno di loro gli dicesse che suo padre stava tornando a Venezia da lui. Marco aveva dei cugini, ma non amava la loro compagnia. Aveva scelto i suoi amici tra i ragazzi della laguna e i loro giochi erano ispirati a quelli degli adulti, come la battaglia con le canne, che veniva combattuta con un fiero coraggio nei canali piccoli e grandi, non senza qualche graffio e molti tuffi in acqua. Sia Flora ed io ti abbiamo cercato dappertutto. Tua madre si sta spegnendo, Marco. Non ha più forza. Mi capisci?